0-0 tra Ragusa e Vibonese, terzo risultato utile di fila per una squadra, quella di Beppe Anastasi da due volti, che ha disputato un pessimo primo tempo prima di salire in cattedra nella ripresa. La prima frazione di gioco infatti vede un netto predominio della formazione ospite, che si rende pericolosa al 23esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, e poi con Foderaro che al 32esimo salva sulla linea di porta. La prima e l'unica azione della Ragusa nel primo tempo arriva al 35esimo con Panatteri, che servito da Buonarrigo ci prova dalla distanza. Sarao devia in calcio d'angolo. Non è certamente la migliore partita della squadra di Anastasi, e per due volte consecutive gli ospiti sfiorano il gol quando al 42esimo Marasco scatta in contropiede e lascia partire un diagonale raso terra che fa la barba al palo, e quando due minuti dopo Cibelli si incuna in area di rigore e dopo un errore della difesa ragusana batte a rete, Ferla fa il miracolo. Il Ragusa nel secondo tempo cambia totalmente l'approccio con la partita, e all'11esimo è Buonarrigo a provarci alla distanza e a scaggiare l'incrocio dei pali. Al 25esimo ancora Buonarrigo, serve per Panatteri che in corna di testa il pallone esce di poco al lato, e al 39esimo passa addirittura con un calcio di punizione dello stesso Buonarrigo, ma l'arbitro inspiegabilmente annulla tra le proteste vibranti del pubblico. È l'ultimo sussulto della partita per gli azzurri di Anastasi, domenica prossima match difficilissimo sul campo della Gelbison. Ragusa da due volti sicuramente, che nel primo tempo ha disputato sicuramente una delle non migliori partite di questo campionato, e poi è salito in cattedra nella ripresa. Ma è giusto, il primo tempo è stato un Ragusa così e così, non era entrato in partita, però nel secondo tempo ha fatto bene e forse meritava di vincere la partita, anche se devo dire onestamente che la Vibonese ha avuto anche le sue buone occasioni, però il gioco del secondo tempo del Ragusa è stato nettamente all'altezza della situazione.